Brindisi, 29 aprile del 58 a.C. Cicerone scrive una lettera accorata alla moglie Terenzia e alla figlia Tullia. Una legge, voluta nel 58 a.C. da Publio Clodio Pulcro, tribuno della plebe e rivale politico di Cicerone, gli ha imposto di allontanarsi da Roma. I suoi beni sono stati confiscati, la casa è stata demolita. Nessuna città federata potrà offrirgli ospitalità. Per questo egli si trova al porto di Brindisi per imbarcarsi verso la Grecia. Ma qual è stata la colpa di Cicerone? Quella di aver fatto condannare alla pena capitale i seguaci di Catilina nel 63 a.C. senza regolare processo. In realtà il provvedimento di Clodio era solo un pretesto che consentiva a Cesare e a Pompeo di sbarazzarsi di un avversario scomodo, Cicerone, che si era rifiutato di legare le proprie sorti a quelle dei triumviri e rappresentava pertanto un ostacolo fastidioso. Cicerone è ospite dell'amico Marco Lenio Flacco, membro di una ragguardevole famiglia di Brindisi, dove Cicerone è giunto da 13 giorni. Da qui scrive la lettera alla moglie e alla figlia. Tullius salutem dicit Terenzie et Tullie. Alla lettera Tullio, cioè Marco Tullio Cicerone, saluta Terenzia e Tullia. L'incipit corrisponde al nostro care Terenzia e Tullia. Ego minus sepe doad vos litteras quam possum. Io vi scrivo, vi invio lettere, meno spesso, minus sepe, quam possum, di quanto posso, di quanto potrei. Nam omnia tempora mihi sunt misera. Infatti, ogni momento, omnia tempora, mihi sunt è per me penoso, misera, et cum scribam ad vos e scrivendovi, conficior lacrimis, mi sciolgo in lacrime, sic ut ferre non possim, cosicché, sic ut, non posso sopportarlo, non riesco a reggere. Nos Brundisi apud Marcum Lenium Flaccum dies tredecim ad fuimus. Nos ad fuimus mi sono trattenuto Brundisi a Brindisi apud Marcum Lenium Flaccum presso Marco Lenio Flacco dies tredecim per 13 giorni. Virum optimum, un uomo eccellente, qui periculum fortunarum et capitis sui premea salute neglexit, che per la mia salvezza, per mettermi in salvo, ha trascurato neglexit il rischio del suo patrimonio, alla lettera periculum fortunarum et capitis sui e della sua testa, cioè della sua vita. Marco Lenio, cioè, non ha badato ai rischi cui esponeva il suo patrimonio e la sua stessa vita.